Allora? Ancora niente? Artyom, la sola cosa che sento è il ticchettio del contatore Geiger. Già, ci sono anche quei maledetti cosi che sanno solo gracchiare. Torniamo a casa, ti prego. Anch'io vorrei tanto vivere su una spiaggia tropicale o nel verde di una foresta, sai? Ma a cosa servono queste fantasie in un mondo che è muto? È muto, Artyom, perché è morto. Ci siamo, è ora di sostituire i filtri. Forza, cambia il filtro. Vuoi passare altro tempo in infermeria? Avanti, diamoci una mossa. Ah, papà mi ucciderebbe se sapesse che sono salita con te. Peggio ancora se scoprisse che siamo stati in una zona off-limits dell'ANSA. Sei già stato tra tutte queste rovine. Quanta distruzione. E pensare che Mosca aveva le migliori difese antiaeree del paese. Se è ridotta così, immagina come deve essere il resto del mondo. Niente può vivere in posti del genere, tranne dei mostri. Forse dovresti tornare nell'ordine. Che ne dici? Ci trasferiremo nella polis. Papà dice che ci procurerà un appartamento. Perché se non noi, allora chi? Un appartamento con una cucina e una doccia? Andiamo uno per volta. Non è abbastanza stabile. Attenzione. Bene, ha retto. Ok, direi che il peggio è passato. Ehi, hai sentito? Tutto bene? Devono averci sentito scendere dal tetto e hanno deciso di tenderci una mossa. Si stanno facendo. Ora tutti sanno che siamo qui. Che facciamo? Scateniamo una nuova battaglia delle Termopili o li lasciamo passare? Aspetta. Sembra che non ce ne siano più. Per fortuna non ci hanno visti. Era un branco bello grosso.
Arthur! Ehi, Arthur! Aiutami a salire lassù! Dovevate controllare prima, idioti! Artyom, grazie al cielo. Queste persone sono dell'ANSA, non dell'Ordine, bastardi. Guarda come ti hanno conciato. Beh, papà non gliela farà passare liscia per questo. Ma che cosa sta succedendo nella vostra musca? Vostra, eh? Lo dici come se non foste anche voi di qui. Infatti, il nostro villaggio è a 200 km da qui. Quale villaggio? Davvero non siete di Mosca? Un villaggio come tanti. Siamo venuti qui a cercare il padre del ragazzo. Un paio di anni fa è partito per Mosca e non è più tornato. Ma poi questi ci hanno preso. Vuoi dire che c'è vita all'esterno? E perché non dovrebbe esserci? Certo, ci sono molti posti orribili e molte bestie, ma... riusciamo a cavarcela. Artyom, ma avevi ragione. C'è davvero gente che vive qui fuori. Non lo sapevamo. Credevamo di essere gli unici sopravvissuti. Cavolo. Daremo la notizia a tutta la metro. Voi due fuori! Ehi, ci avete portato nel bel mezzo del nulla. Possono farcela. Almeno ridategli le loro maschere. Non hanno bisogno delle maschere. Idiota, poteva salvare la pelle. Andiamo.
maledetti custodi sono entrati. Gli operai sono spacciati. Tieni l'arma puntata sulla perdita. E se si muove qualcosa, spara. Attenzione! La piattaforma si sta attivando! Ascoltami bene. Se esci di qui, non tollereremo altre cazzate. Intesi? Animali. Come possono? Che posso fare? Un mutante? Custode! Oh, un umano! Ma come hai... Oh santo cielo! Quindi quando lei urlava era per te? Sei vivo! Sei venuto per lei! Ok, bene. Ti aiuterò. Finalmente potrò rendermi utile. Ok, l'hanno portata dal capo della base per l'interrogatorio. Non posso portarti all'ingresso principale, troppe guardie, ma potremmo intrufolarci dal retro. Andiamo, ma senza fretta. Se ti notano, siamo entrambi spacciati. Stop! Meglio non passare sotto la luce. Io li distraggo. Tu vai al pannello dell'illuminazione e lo disattivi. Senza farti notare, pensi di farcela?
bene? Ora un bellaggio. Speriamo che il rumore lo distragga. Ben fatto! Forza, vieni! Passa, coraggio! Buona fortuna! Incustoditala. Andiamocene prima che si riprendano. Guardie! Attraversi il cortile senza farti vedere e usa la porta delle guardie. Qui, presto! Andiamo! Tutti i soggetti. Chi non sei tu? Andrei Ivanovic Yermak, il macchinista del treno. Vai ora, raggiungi l'hangar. Da lì posso farvi uscire. Ci arriverò facilmente. Ci stai aiutando, Andrei Ivanovic? Avevo una... Ah, mi sa che te lo spiego dopo. Spero. Fate attenzione! Ehi! Ehi, ragazzi! Artyom, vedo un nemico. Dammi una spinta! Si vede poco con questa tempesta di neve. Ricorda l'indicatore di visibilità, Artyom. Se ti muovi con calma e senza farti illuminare, avrai più possibilità di non essere notato. E non accendere la torcia, potrebbero vederti.
Attenzione! Il centro di comando è sotto attacco! Gli assalitori dovrebbero essere ancora nel territorio della base. Artyom, l'hangar è troppo lì. Dobbiamo farci girare. I possessi non autorizzati vanno abbattuti all'istante. Divieto di movimento per il personale civile fino a nuovo ordine. Attenzione. Di risolvere il problema delle guardie.
Ah, che bello vederti qui. Va tutto bene? Tutto bene, grazie. Ok, non abbiamo molto tempo, torneranno presto. Vado alla locomotiva, dovrebbe essere pronta. Va lassù e attiva il meccanismo della piattaforma. E tieni gli occhi ben aperti, potremmo ritrovarci con l'intera base addosso. Attenzione, è il nemico! A seguire! Non abbiamo tempo, Artyom. Attivala! Allarme! Tutti i gruppi allarme! Ricevuto base, passo. Al
Allora, sparate a quei due. Riguardo al macchinista... In che senso? Dovremmo ucciderli. Ma non andarti a contraddirmi, soldato! Calma. Ora sentiremo cosa da dire il colonnello. Colonnello, signore, qui abbiamo un problema. Papà! Ragazzi! Siamo noi! Aiutateci! Anna! Che diavolo? Marzio! Ragazzi, questa sì che è... Colonnello, andrete sotto corte marziale, tutti quanti! Fate silenzio, tutti! Non riesco a crederci, davvero, non riesco! Merda! Allora è la verità! Tu stai lavorando per loro! Questi bastardi hanno sparato tanto! Come siete finiti qui? Non importa! Non avete la più pallida idea del guaio in cui vi siete cacciati! Non abbiamo più alternative! L'Alza non farà finta di niente! Ah, Stoli, ma non mi dire! Permetterebbe. No, non me ne sto, calma! A che serve il disturbatore? Perché ci nascondono che non solo Mosca è sopravvissuta? E poi là, nella costa, ci sono delle persone, gente di altre città, sono tutti morti, tutti! Donne, bambini! Spiegherò tutto più tardi, unico! Nonnetto, com'è la situazione là fuori lungo il percorso? Il tragitto è a posto, almeno per 100 chilometri! In zona c'è un posto sicuro dove fermarci? Certo, ma dobbiamo sbrigarci, hanno mobilitato l'incrociatore! Allora, signori, Artyom e Anna hanno scatenato un vespaio e ora come ora non possono tornare a Mosca perché secondo la legge marziale verrebbero giustiziati. Dovrò portarli fuori città finché le acque non si saranno calmate. Ma voi dovrete restare. Tesi maggiore? La mia gente non ha niente a che fare con questo. Sai bene che qui non sono io del disturbatore. Comunque vada, io mi batterò per i nostri. Ma certo, Archio, manda. L'ordine non abbandona nessuno. Se non noi, allora chi? Bene, spartani! Buttateli fuori, date vapore e partiamo! Vieni con me, Archio. Prendiamo un po' d'aria. Sono felice che i ragazzi siano dalla nostra parte. Sembra che mio padre abbia deciso di non dire niente neanche a loro. Abbiamo passato 20 anni nella metro, credendo che il resto del mondo fosse solo un cumulo di macelli. Invece avevano circondato Mosca di disturbatori e noi non ne sapevamo niente. Un piano perfetto. Vero? Io, un traditore? Cosa ne dici? Dove pensi
pensavi di portare quel treno, eh? Un diritto di piacere? No, la risposta è una sola. Ti sei venduto. E ora cercavi di tornare dai tuoi nuovi padroni. Quindi hai già emesso il verdetto? Non avremo neanche l'ombra di un processo. Palla finita. Cosa state trasportando? Mappe? Piani delle nostre difese? Volevi comprarti un futuro al caldo vendendo le nostre vite? Maledetto storpio. Piani? Tradimento? Vi abbiamo servito per anni senza fare domande. Abbiamo versato il nostro sangue per la causa. Ti sei venduto. Loro ci hanno distrutti. E tu? Sono sempre stato un militare. Ho dedicato la vita alla mia gente, al mio paese. Non la regalerò a dei parassiti come te. Non siamo più solo traditori, ma anche pericolosi sabotatori nemici. Ci siamo fermati a 100 km da Mosca per controllare i contatori Geiger. Sono tutti a livello verde, se un complotto. Eppure questo fatto straordinario sembra non aver suscitato grandi reazioni. I ragazzi sono confusi, non sanno cosa li aspetta e io aspetto delle risposte. E spero che il comandante, di cui fino a poco tempo fa mi fidavo ciecamente, riesca a darci delle spiegazioni estremamente convincenti. Perché quelle facce? Ci troviamo a un bivio, per così dire, e tutti non possono fare altro che chiedersi: e ora che strada dobbiamo prendere?
Già, è il genere di risposta che mi aspettavo da te. Ma hai reso l'idea. Allora, il contatore funziona? L'hai controllato? Sì, tutto verde, ho verificato. Anche quello di Stefano è verde. Non ci servono le maschere qui. Allora, stavano dicendo la verità. Chi stava dicendo la verità? Perché non mi rispondi? Chi era quella gente che voleva ucciderci? Perché erano pronti a spararti? A te, il comandante dell'ordine! Ci devi una spiegazione! Beh, meglio togliersi questo dente fin da subito. La guerra non è ancora finita. In che senso non è finita? Ora ci arrivo. Gran parte delle nostre città è distrutta. E il resto del paese, con molta probabilità, è in mano al nemico. Per evitare nuovi attacchi nucleari contro di noi, il comando ha optato per l'unica soluzione fattibile: fingersi morti. E per mantenere il silenzio radio, hanno creato il sistema Scudo, una rete di disturbatori che copre Mosca e tutti i suoi dintorni. L'hanno creato per evitare che qualche radioamatore troppo zelante scatenasse una pioggia di bombe sulle nostre teste. È proprio uno di questi disturbatori che è stato disattivato da qualcuno qui presente. E non avresti potuto dircelo prima? Prima che Artyom portasse fuori quella radio esponendosi a tutte quelle radiazioni? No! Io stesso l'ho saputo soltanto 6 mesi fa, con l'avvertimento che se avessi parlato mi avrebbero ucciso. Così ho detto a tutti che si trattava di una stazione meteorologica. Con il dovuto rispetto, signore, se non possiamo tornare indietro, forse dovremmo andare avanti. Io avrei un'idea, ma... Artyom, invece di continuare con la tua silenziosa disapprovazione, controlla le frequenze radio. Ora dovremmo essere fuori dalla portata dei disturbatori, perciò potrebbe valerne la pena. Cerca trasmissioni provenienti dall'alta. Ora capisci perché il comando adesso ci considera dei traditori. Abbiamo disattivato un disturbatore, sparato a occhi, distrutto un treno di pattugliamento e abbiamo anche lasciato Mosca. Considerate queste premesse, a cosa servirebbe un processo? Non possiamo più tornare indietro. Il che significa che possiamo solo continuare ad andare avanti. Comando? Ma di che comando parli? Il comando per la difesa di Mosca. Hai mai sentito parlare dei custodi invisibili? Qui è il comitato speciale per la ricostruzione. Sì, ma sono una leggenda. Che riparla dalla base del progetto Arca. A chiunque riesca a sentirmi. A chi è ancora fedele alla causa. Un momento, che cos'era? Il punto di incontro. Perché? La posizione del punto di incontro è... Ascoltate tutti! 1-1, tratto 7-9, area 1-8, tratto 5. Ripeto, raggiungete il punto di incontro. La posizione del punto di incontro è 1-8-1-1, ecco. Tratto 7-9. Deve essere qui, da queste parti, il monte Yamantau. Perciò da qui il tragitto dovrebbe essere questo. Questa è la nostra meta. Allora è quello che stavi cercando? Sì, esattamente. Il progetto Arca è un'intera città sotterranea. Enormi magazzini, macchinari, i migliori esperti. È la sede del comando generale. Tutti i leader del paese si trovano lì. E hanno già iniziato a organizzare la ricostruzione. Li informeremo che a Mosca c'è ancora vita. I nostri sforzi sono serviti. Tutto cambierà, tutto. Vi rendete conto? Per tutti i superstiti della guerra sta per iniziare una nuova vita. Un'ottima domanda. A proposito, ci saranno anche donne singole in quel posto? Così mi piacete. Beh, direi che è il momento perfetto per... Tiralo fuori, Damir. Tirare fuori che cosa, colonnello? Quel liquido che si agita nella tua borraccia. Cos'è? Pensi forse che sia sordo? Ah, quello! Certo, solo un momento. È che avevo capito un'altra cosa. Gli Urali non sono dietro l'angolo. Meglio fare il possibile per renderlo un viaggio piacevole. Che ne dite di dare un nome a questa vecchia ferraglia, eh? Sì, sarebbe anche ora. Chiamiamola Anna e non se ne parli più. Ah, vai al diavolo! Allora perché? È già meglio. Avanti, fuori le idee. E se la chiamassimo Aurora? Come la dea romana e come l'incrociatore che... Beh, lo sapete. Niente male, mi piace. Ah, gran bel nome. Suona bene, ma quale incrociatore? Te lo spiego dopo.
Beh, allora è deciso. Brindiamo alla morte! Ehi, Artyom, diamo un'occhiata alla mappa. Bene, per adesso direi che può bastare. Yermak, macchine avanti tutta! Ricevuto! Avanti tutta! Wow, è un bel po' di strada. Chissà quanto ci vorrà. In ogni caso ci arriveremo. Come stai, Ash? Oh, Anna. Aspettavo una freccia scagliata da Robin. E mi sono beccato un proiettile sparato dal nostro ronzo. Sei sicuro di stare bene? Ti conosco. Tutti quegli anni nella metropolitana, l'aria della superficie sembrava incredibilmente fresca, inebriante. Ma non era per via dell'aria che l'equipaggio era euforico. Il nostro viaggio aveva finalmente una meta, quella indicata dalla trasmissione del bunker governativo negli Urali. Per 20 anni abbiamo creduto che né il governo né l'alto comando dell'esercito fossero sopravvissuti. E invece ci sono ancora. Ma dov'erano quando ci mangiavamo vivi nella metro? Avremo molte domande quando li incontreremo allo Yamantau, se mai riusciremo ad arrivarci. Ciò che resta del nostro paese è in mano nemica, almeno secondo Miller, e dovremo combattere per raggiungere la destinazione. Una piccola squadra contro gli eserciti di occupazione. Quante possibilità abbiamo di farcela e di avere delle risposte? Ti stai congelando, tesoro? Ecco, così potrai scaldarti un po'. Che dici, quante possibilità abbiamo di arrivare vivi allo Yamantau? È l'unica cosa a cui pensa mio padre. Così finalmente riavrà il suo onore e potrà tornare alla metro e alla sua vecchia vita. La vita da cui tu hai sempre voluto fuggire. E pensare che non ti ho mai creduto. E ora me ne sto qui a guardare questa nebbia e a pensare che potrebbe nascondere la nostra vita futura. A proposito, presto dovremmo arrivare al ponte. Merda! Un fuoco! Della gente! Ci sono delle persone! Frenate! Quattro tizi su un carrello! Tutti a rapporto sul ponte! Al più presto! Artyom, forse dovresti venire sul ponte! Va tutto bene, Artyom? Merda! Hanno forato un cilindro! È grave! Possiamo muoverci? No! Siamo bloccati! Merda! Maledetta nebbia! Forse era una specie di posto di blocco! Chi erano? Portavano uniformi? No, indossavano stracci. Anziani, straccioni. Anziani e straccioni. Devono essere le guardie perimetrali. È un incarico che assegnerebbero anche a donne e bambini. Quindi sono loro. Li abbiamo trovati, colonnello. Possiamo esserne certi. Pensavo di incontrarli molto prima. Il carrello è diretto al ponte. Ci sono delle fortificazioni là. Sembra tutto tranquillo. Un villaggio e una chiesa sull'acqua. Servono informazioni, Artyom. Ho segnato un punto sulla mappa. Raggiungilo e scopri il più possibile su quel ponte. Meglio ancora se riesci a catturare qualcuno. Anna, tu coprilo. Signor Sik. Vado anch'io con Artyom, con rinforzo. No! Finché non capiamo bene la situazione, tu non ti allontani di un millimetro dall'Aurora. Se la caveranno benissimo da soli. Yermak,
Quanto ci vorrà per rimettere in moto l'Aurora? Non lo so! Devo dare un'occhiata al cilindro! Ma direi almeno un giorno! Ok, mettiti al lavoro! Spartani, prepariamo l'Aurora! Dovremo difenderci! Stepan, Damir, al perimetro! Su, signor Sir! Luke, tu controlla l'area nelle vicinanze! Idiota, tu tagli copertura dall'Aurora! Signor Sir! Sam e Alyosha, tenetevi pronti! Signor Sir! Non ho più la sua fiducia. Andiamo, Artyom! Se così fosse, te lo direi, Sam. Falla finita ora. Artyom, non dimenticare lo zaino. È un nuovo modello, una specie di officina portatile. Il manuale è all'interno. Dentro non ci sono i materiali di base. Quelli dovrai procurarteli tu. Forza, muoviamoci, Artyom. Fate attenzione là fuori. Certamente. Come posto di blocco era piuttosto improvvisato. E quei tizi, non sembravano affatto dei militari. Solo dei vecchietti. Occhi aperti là fuori. Ricordatevi che quasi tutto il paese è distrutto o occupato. Anche chi parla la nostra lingua potrebbe stare dalla loro parte. Per scelta o per paura. Chiaro? Hai sentito quella campana? Evidentemente li abbiamo spaventati. Forse stanno con il nemico. Sono costretti a perderlo.